Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G ed oggi vi faccio vedere 5 errori da non commettere, o meglio, da evitare, con il vostro PC. E ammetto purtroppo di averne commesso qualcuno anche io in passato e ne commetto qualcuno anche oggi. Stanchi di questa scritta? Whokeys è il sito al quale rivolgervi per l'acquisto di videogiochi, software e soprattutto chiavi di attivazione per Windows 10 upgradabili gratuitamente a Windows 11. Vi basterà soltanto cercare il prodotto da voi desiderato e al momento dell'acquisto inserire il codice sconto WKPG che sta per whokeys.dg per avere un ottimo sconto su un prezzo già abbastanza conveniente. Dopodiché vi basterà scegliere il vostro metodo di pagamento preferito e notare come l'ordine sia stato processato in tempi davvero brevissimi. Per attivare Windows vi basterà digitare attivazione nella barra di ricerca e seguire tutti i passaggi. Whokeys, chi meglio di loro? Allora, prima di cominciare con il vivo del video, avete visto che l'app da cellulare di YouTube si è aggiornata? Mettere mi piace è molto più semplice, basta tappare sullo schermo, in basso a sinistra c'è il pollicione all'insù, se lo cliccate, beh, aiutate il canale, è molto più semplice per voi, molto più veloce, ma dà davvero una grande mano a me a capire che il contenuto vi è piaciuto e a far crescere questo mio piccolo progetto. Ma bando alle ciance e cominciamo subito con i 5 errori che non dovete commettere quando avete a che fare con i PC. Il primo errore ha a che fare con l'alimentatore. Ebbene sì, lo sappiamo ormai bene, l'alimentatore non è affatto un componente semplice se volete lavorarci, e la prima cosa che non dovete assolutamente fare è scambiare i cavi originali dell'alimentatore. Vi faccio un esempio molto lampante e calzante. I cavi dell'alimentatore di norma quando escono dalla scatola sono i classici neri gommati, neri con una retina attorno, e magari noi vogliamo mettere qualche cavo colorato, qualche cavo sleeved, quindi con del tessuto attorno, per far sembrare tutta la build molto più bella, per dare degli accenti di colore alla nostra build. Ma molte volte si va a risparmiare su quei componenti sui quali non si dovrebbe in effetti risparmiare, perché un cavo certificato e venduto magari da CableMod, che è lo store al quale mi rifaccio io quando voglio acquistare dei cavi slivati, ha dei certificati che dice questi cavi sono stati provati su questi alimentatori di queste marche e sono decisamente compatibili al 100% e riescono a sopportare tutto il wattaggio che l'alimentatore riesce a mandare su questi cavi. Non so se avete mai visto la differenza tra i cavi che si trovano in un alimentatore da 750 watt e un alimentatore da 1200 watt. I cavi dell'alimentatore da 1200 watt, a partire dalla spina che si collega all'alimentatore e va nella presa di corrente, sono decisamente più doppi e resistenti, perché dato che devono essere attraversati da più volt, più ampere, più watt, devono resistere al calore, perché tutta questa corrente, tutta questa potenza porta appunto a un innalzamento della temperatura del filo e quindi potrebbe portare a uno scioglimento del rivestimento di gomma attorno al cavo. Quindi, per non avere problemi di sorta, fate attenzione ad acquistare dei cavi che sono compatibili al 100% con il vostro tipo di alimentatore, specialmente Corsair. Io ne ho avuti un paio di alimentatori Corsair e ci sono varie marche, quindi attenzione anche alla sigla dell'alimentatore, e fate soprattutto attenzione che i cavi siano, come ho detto, certificati e testati in modo tale da non avere problemi di sorta. Il secondo problema che vi vado a portare è quello che in effetti, diciamoci la verità raga, lo facciamo un pochettino tutti, io lo faccio spesso e volentieri, perché per la fretta di cambiare un componente dimentico di staccare la corrente all'alimentatore, o meglio non premo l'interruttore dell'alimentatore in modo tale da farlo andare su zero. Cosa succede in quel caso? Dovete sapere che l'alimentatore è un componente tanto importante perché non va mai a dormire a meno che non stacchiate completamente la corrente da esso e allo stesso modo la scheda madre. Perché lo abbiamo già detto, se io adesso spegnessi il computer con il procedimento classico, cioè arresta il sistema da Windows, la scheda madre non andrebbe in totale stato off, ma sarebbe in uno stato di standby e aspetterebbe soltanto che ci sia un bridge
Quindi sul 24 pin, se non sbaglio il 13esimo e l'8avo pin, non ricordo, ditemelo poi nei commenti se lo sapete, perché al momento non ricordo. Aspetta comunque che ci sia un bridge di corrente, un ponte quindi, tra questi due pin, che dica alla scheda madre: dai, svegliati, forza, dobbiamo lavorare. E quindi significa che quando voi spegnete il computer, la corrente è ancora in circolo, tra virgolette, quindi non dovreste scollegare componenti quali RAM, scheda video, processore. Rischiate davvero di fare un macello, rischiate davvero di fulminare qualcosa sulla scheda madre e rischiate seriamente di rompere un componente. Dato che poi ho preso spunto da un video di Jace2Sense per la registrazione di questo video, lui ci racconta di come una volta aveva una scheda video, collegata ai cavi PCI Express e non aveva ancora inserito la scheda video nella scheda madre, ma appena va ad inserire la scheda video nella scheda madre senza premere il tasto d'accensione, il computer si accende. Perché evidentemente, dato che la parte che collega la scheda madre è formata da pin che devono andare a toccare altri pin all'interno della porta PCI Express, evidentemente ci sarà stato un contatto particolare e il tutto avrà appunto svegliato la scheda madre. Un altro consiglio che posso darvi: una volta staccato l'alimentatore dalla corrente, dovreste innanzitutto premere il tasto d'accensione, così appunto da creare il bridge che normalmente accenderebbe il PC per scaricare l'alimentatore, e aspettare magari una decina di minuti affinché i condensatori si scarichino come si deve dalla tensione accumulata. Questo è un errore, poi, il terzo, che ho aggiustato nel tempo. Dato che negli ultimi anni lo svapare o comunque avere sigarette elettroniche è diventato molto di moda, specialmente per chi magari streama, per chi è chiuso in casa, svapare vicino al vostro PC può essere dannoso per lo stesso, non a livello di prestazioni, a livello di prestazioni col tempo, attenzione, perché al massimo, se voi provate, fate questa prova: se qualcuno svapa davanti vicino al PC, succede che si viene a creare una patina appiccicosa sia sulle parti in vetro, sulle parti in plexiglass del vostro case, sia sui corpi lamellari presenti all'interno della parte dissipante di scheda madre magari e scheda video. A quanto pare la miscela di glicole propilenico e glicerolo vegetale, quando vaporizzata, quindi riscaldata e poi raffreddata, appunto si attacca a superfici lisce. Lo stesso funziona per il fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta però non è che vada ad attaccarsi così tanto sulle magari sul vetro del vostro PC o sul corpo lamellare, ma dà soltanto un odore molto molto sgradevole al tutto, perché poi va a legarsi alla polvere all'interno dei vostri componenti. Quindi se dovete fare ste cose, se dovete svapare o dovete fumare, mi raccomando, lontani dal vostro PC. Quarto errore: una volta un mio amico mi chiamò dicendo: tu che ne capisci, perché la mia PlayStation 4 Pro va a scatti su FIFA? Gli ho detto: in che senso, scusa, va a scatti su FIFA? No, praticamente la ventola va a cannone e comincia ad andare a scatti su FIFA. A quel punto la mia domanda è stata: ma scusa tanto, tu dove hai la PlayStation? No, io ce l'ho nel mobile. Avete presente i classici mobili che si vendono da Ikea, quelli praticamente alti 1,50 m, fatti tutti a quadrettoni? La PlayStation era infilata in uno di quei quadrati. Io gli ho detto: prova un attimo a togliere la PlayStation di là, mettila sulla parte più alta del mobile. Dopo 2 minuti il problema si è risolto. La PlayStation stava thermal throttling, stava letteralmente limitando le proprie prestazioni, e lo stesso principio avviene per i PC. Avete presente, al giorno d'oggi c'è la moda del mini PC, il PC portatile, tutte queste cose qui. Se voi avete il vostro PC in un ambiente circoscritto da pareti solide, l'aria calda che uscirà dal vostro case, a patto che abbiate studiato un buon pattern di flusso d'aria, rimarrà in quella zona, verrà poi riciclata dalle ventole in entrata. Quindi pensateci: primo ciclo, aria fresca che entra, aria tiepida che esce. Secondo ciclo, aria tiepida che entra e aria calda che esce. Terzo ciclo, aria calda che entra, aria caldissima che esce. Il PC comincia in effetti a surriscaldarsi, perché non riesce ad avere abbastanza aria fresca per raffrescare i componenti, e quindi andrà o in thermal throttling, quindi limiterà le proprie prestazioni, o addirittura col tempo si spegnerà da solo. Puff, caput. Non caput nel senso che si rompe, ma semplicemente non è bello vedere, magari durante una partita bella tesa, che il vostro PC comincia a perdere frame al secondo,
e dopo un po' si spegne. Quindi fate arieggiare non solo la stanza. Attenzione, perché questa è una cosa che ho detto molto spesso, dovete far cambiare aria alla stanza perché l'aria si riscalda all'interno della stanza, ma il PC deve essere libero da costrizioni per poter respirare letteralmente in maniera corretta. Quinto ed ultimo errore, è quello che vedo purtroppo tanto spesso anche da parte di aziende che fanno servizi pubblicitari sui social riguardo delle build particolari, perché il dissipatore a liquido, porca di quella miseria, deve avere la pompa che spinge il liquido sempre nel punto più basso rispetto al punto più alto, perché altrimenti si creano delle se si vengono a creare delle bolle d'aria, rimangono nella pompa e col tempo la pompa muore, la pompa si rompe. Molte persone mi hanno detto, e ora vi faccio vedere, G, tu hai sbagliato a montare il tuo radiatore, perché la pompa si trova qui, la pompa è qui, e il punto più alto del radiatore si trova qui. Ci sono circa 3-4 cm di differenza. No, ma così l'aria si infila. No, ragazzi, assolutamente. Fate voi la prova. Prendete una bottiglia d'acqua non aperta, inclinatela in un verso o nell'altro, in maniera leggerissima, vedrete che l'aria risalirà sempre. Volete poi evitare che rimangano delle bolle d'aria nel water block o comunque nella pompa del dissipatore del vostro processore o della vostra scheda video? Cosa molto molto facile. Prima di installare il water block, si prende il water block e si mette più in basso rispetto al radiatore. Credo che tutti abbiamo fatto le scuole elementari, tutti abbiamo fatto le scuole medie e ci ricordiamo il principio di capillarità, vasi comunicanti, sapete la dinamica dei fluidi, l'abbiamo studiata un pochettino tutti quanti. Quindi smettiamola di fare errori stupidi e cerchiamo un attimo di rinsavire. Ok ragazzi, questi erano i 5 errori che ho visto spesso e volentieri sui social, sui video di YouTube, che ho commesso anche io in passato, e sinceramente parlando non ci avevo pensato di fare un video a riguardo fin quando non è uscito il video di Jace2Sense, che vi lascio comunque in descrizione se volete andare a controllare, e mi sono detto, ma porca miseria, perché non vengono a me queste idee? Quindi ho detto, va bene, portiamolo in italiano, magari qualcuno si interesserà. Voi conoscete altri errori o magari fate altri errori che sapete essere sbagliati e che volete correggere? Parlate liberamente, tanto qua nessuno vi giudica, tranne me. Detto ciò, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G, e ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Grazie dell'attenzione. Ciao ciao belli!